Su quell'essere passivi che dicevi prima, cioè non è stato soltanto un caso di Milano, ci sono stati altri casi eclatanti, soprattutto a casa delle grandi squadre. Ecco, perché? Non lo so, è difficile da spiegare. Difficile da spiegare perché con le stesse grandi squadre l'anno scorso in casa abbiamo sempre fatto delle ottime prestazioni, fornendo anche delle vittorie importanti, ci hanno permesso di salvarci bene. Questo atteggiamento sicuramente quando tu vai, come dicevo prima, vai a San Siro e non sei con un po' di timore, che tra virgolette è giusto avere, perché nel senso che ti permette di stare al massimo della concentrazione, con un po' di timore, e allora sei un attimino remissivo, questo tuo modo di essere lo paghi subito. E poi nel corso della partita fai fatica a cambiare questo tuo modo di essere. Sicuramente è un limite che abbiamo, sia dal punto di vista caratteriale che dal punto di vista della preparazione di questo tipo di partita. È una cosa che non deve più accadere. Però siamo qua, l'abbiamo detto anche l'altra volta, però è una cosa su cui si fa fatica. Certo che adesso le partite fuori casa con le grandi sono sostanzialmente terminate, sicché si può dire. Sì, è chiaro che da quel punto di vista, insomma, andremo sicuramente a migliorare, dai, per la prossima partita. Senti, invece vorrei un attimo sentire la tua opinione su Mirante, perché è vero che adesso, insomma, questa settimana ha avuto dei problemi fisici. Indipendentemente da questo, come reputi il suo momento e la sua stagione? Ma il momento di Antonio lo reputo un momento della squadra, nel senso che è difficile che un singolo riesca a emergere nei momenti di difficoltà. Abbiamo attraversato un periodo difficile, abbiamo fatto fatica, tutta la squadra fa la fase difensiva, e questo prendendo parecchi gol, e questo sicuramente anche lui, insomma, ha un po' sofferto in questa situazione. Secondo me tutto sommato sta facendo un buon campionato. Posto? Grazie. Grazie.